Alto tentativo, alto fallimento. Fare un remake di un film cult e fallirlo, soprattutto se sei nel 2022. A me dispiace per questo, altrimenti ci arrabbiamo con Roya e qual era l'altro? Edoardo Pesce protagonista, ma non sono riuscito ad arrivare all'obiettivo assolutamente per diverse ragioni e il film ne ha perso tantissimo, soprattutto se visto a poche ore di distanza dall'originale. Ecco, diciamo che la differenza si sente. Salve, sono Arcadina Amare e sono qua per parlarvene, ma prima devo dirvi che dovete iscrivervi. Per forza, perché me lo merito, porto tantissimi contenuti, le ultime uscite, sia Moonfall, sia Occhiali Neri, sia The Batman, sia Licorice Pizza, eccetera. E questo venerdì 25 alle 17 farò i Toto Oscar, quindi non mancate. Mi raccomando. Allora, parliamo di questo film. È diretto sequel di quello che è successo nel film del 74, quindi un sequel a tutti gli effetti, più che un remake, perché di che cosa parla? Spieghiamolo. I figli, fra virgolette, di Terence Hill e Bud Spencer nel film del 74, che erano due come in questo in realtà i figli cosa fanno per recuperare questa macchina, che non mi ricordo manco come si chiama, fanno questa gara automobilistica, ma c'è il mafioso di turno che gliela toglie e questi si ribelleranno e faranno mazzata a botte. Ecco, nel 74 iniziava questa storia con il famoso finale, quello posso dire, dove entrambi, sia Bud Spencer che Terence Hill, si dovevano dividere questa macchina. Lo stesso vale qui e il film inizia con loro che devono recuperarla perché l'hanno persa da bambini, quest'auto che viene messa in come premio della gara indetta dal mafioso Christian De Sica. Perfetto? E quindi il film è la brutta copia di quello del 74. Ci sono più o meno gli stessi passaggi narrativi, ci sono più o meno le stesse battute, le stesse inquadrature. Si cerca, almeno in questo, di imitare il film del 74 malamente, ma qual è la differenza? Che per motivi, non lo so, di budget probabilmente. Cosa succede? Qui non si va in città, ma si sta in campagna. Io penso sia di budget il problema, perché si possono semplificare moltissime cose che nell'originale avevano già più senso. E il problema di questo film è che la regia è scialba, molto scialba, di Yunats, che è lo pseudonimo di un tale che ha fatto visioni musicali, che ha diretto anche sotto il suo diriccione. Vi metto qua nella scheda in alto la mia recensione del tempo. Il film a livello registico ha poca atmosfera, vuole sfruttare tanto l'aridità della campagna e questi grandi spazi spesso, queste colline, vuole sfruttare il paesaggio, ma non basta, la regia non è avvolgente, non è ritmata, il montaggio lento, si prende davvero tante pause perché non ha niente da raccontare e si vogliono prendere i 3-4 avvenimenti più importanti del film del 74 e riproporli. Sto registrando, se sentite un po' di eco è perché stiamo traslocando, quindi mi mette in un punto dove c'è meno eco. E quindi la questione è: vale la pena fare un remake di questo genere? Perché la coppia Pesce Roya convince fino a un certo punto. Ci hanno provato dannatamente a fare il Terence Hill e il Bud Spencer di turno. Ci hanno provato, è anche apprezzabile proprio alcuni riferimenti, ma le battute che nel film del 74 facevano ridere, qua non fanno ridere. E infatti il regista ha dovuto aggiungere una sorta di atmosfera di ribellione, rivoluzione, perché i terreni dove c'è questo circo, che nell'originale era un non un parco giochi, non mi viene il termine, posto dove c'erano tanti come si dice? Vabbè, è più o meno è la stessa cosa, solo che era uno in città e l'altro che era in città quello e questo in campagna. Quindi c'è questo circo, vogliono sfrattare, anche nell'originale era così, ma non era una questione legata al fatto che si facesse il culo al mafioso che voleva prendere. Poi c'era anche un personaggio come
lo psichiatra straordinario, adesso mi sfugge il nome, ve lo metto qua sopra, nel cult che dava quel qualcosa in più, davvero grande attore. Qui poco, poco e niente, il finale è sbrigativo, banale. Il film non è bruttissimo, però se uno ha visto poi l'originale si sente la differenza moltissimo. Il passaggio della, come si chiamava? Quella che Alessandra Mastronardi è un minimo interessante, un minimo perché viene scavato un po' di più. Gli altri due, Roy e Pesce, per carità, giocano molto su quello che è l'eredità dei loro personaggi. Quindi Roy fa, che è Sorriso, si chiama? Sorriso, sì. Quindi punta un po' come Terence Hill sull'aspetto slanciato, sul fare, sul provarci con le donne, così, che sorride sempre. Poi c'è Carezza, che è molto burbero, eccetera. E quindi in questo senso diciamo che il personaggio di Carezza forse è più vicino al Bud Spencer. Ci sono degli echi, però il film non soddisfa completamente, un'insufficienza non gravissima, però fa male vedere che per mancanza di idee non si possa scrivere un film da zero, cioè devi prendere per forza certe opere. È vergognoso per me, soprattutto se poi non reinventi neanche quel tipo di mondo, no? Perché hanno creato, ah, una cosa la posso dire, l'inizio del film, diciamo, il motivo per cui diversi anni dopo i due protagonisti dovranno recuperare l'auto mi è sembrato un po' forzato. Voi cosa ne pensate? L'avete visto? Vi ha divertito? A me raramente, forse un paio di volte scarse. Invece a voi com'è sembrato? Scrivetemelo qua sotto.